Inarrestabili le ragazze dell'Acragas Volley che raggiungono la settima vittoria consecutiva battendo il Bisignano con 3-0. La partita si è disputata ancora una volta al palazzetto Giacomo di Aragona per l'inagibilità del pala Nicosia di Agrigento chiuso per lavori di ripristino. Un incontro dal punteggio eccellente ma sofferto per le biancoazzurre, che in più momenti sono state richiamate dal coach Dani Pinzirusso e incitate a non abbassare la guardia. Di sicuro a rafforzare il gioco delle pallavoliste di Bisignano sono stati gli errori delle locali. I primi due set hanno dato filo da torcere alle agrigentine, lo dimostrano i risultati dei parziali, 25-22 nel primo, 25-23 nel secondo. Ma nel terzo set, via ogni incertezza, con un punteggio di 25-17 le acragantine segnano il match decisivo sulle avversarie. Iniziative delle giocatrici calabresi spesso sono state murate dal duo Magherini-Sannino che in campo si è dimostrato quasi perfetto. Al termine della partita, grande applauso e soddisfazione da parte del pubblico e dei dirigenti. Con un po' di fatica ce l'abbiamo fatta anche oggi. I primi due set sono stati molto tirati, giocati punto a punto. Una partita piena di errori. Dobbiamo lavorare in settimana per cercare di eliminare almeno in parte questi errori, soprattutto per quanto riguarda il servizio. Anche perché la prossima settimana abbiamo una partita molto impegnativa a Ciro Marina, quindi in trasferta, e dobbiamo arrivarci nelle condizioni migliori. Siamo partite molto nervose, un po' sottotono, però insomma l'importante è vincere, poi l'ultimo set ci siamo rilassate.